Federico Cornero, Alessandro De Benedetti, mi verrebbe da dire che l'avete vinta voi oggi, una doppietta Alessandro e un gran gol dalla distanza Federico. Vi chiedo un commento di questa vittoria che vi proietta più 5 sul Parma con 2 giornate dalla fine. No, è vero che abbiamo segnato noi, però penso che sia stata una grandissima vittoria di squadra. Dal primo all'ultimo, chi è entrato, poi ovviamente chi è uscito, abbiamo dato tutti il massimo. Poi, ovvio, siamo stati noi a buttarla dentro, però penso che sia stata una grandissima vittoria di squadra. Sì, anche io la penso come lui, soprattutto siamo stati uniti anche quando siamo andati in svantaggio e finalmente poi siamo riusciti a fare gol dopo 100 occasioni, veramente, meno male. Passo un attimo, parto un attimo a Federico. Oggi bisognava, cioè, tirarci giù come ha provato a fare il 2, ha preso un giallo, ma di fatto non ci è riuscito. Hai trascinato veramente la squadra perché sono partite dai tuoi piedi quasi tutti i gol del calcio d'angolo nel primo tempo. Ti sei preso sulle spalle il Genoa oggi. Sì, grazie. Cerco sempre di fare il massimo, aiutare la squadra in qualsiasi modo e oggi è andata bene, però è merito di tutti. Invece Alessandro, beh, oggi l'hai risolta con 2 gol da grande attaccante, secondo rapinatore Barella di rigore, nell'altro hanno lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, e oggi sarebbe stato proprio anche buttato via un punto perché avete stradominato la partita. Sì, perché a parte l'inizio del primo e secondo tempo, poi a mio avviso abbiamo dominato tutta la partita. Abbiamo avuto tantissime occasioni, siamo stati molto sfortunati tra pali e traverse, però siamo stati bravi poi a portarla a casa, non mollare fino all'ultimo minuto. Io vi chiedo un'ultima cosa, poi vi lascio ai compagni ai festeggiamenti. Adesso vedete il traguardo davanti. Cosa significa la prossima partita di Vicenza? Perché avete tutto nelle vostre mani. E non bisogna entrare cattivi come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio e cercare di vincere la prossima partita che poi significherebbe aver vinto di fatto il campionato. Sì, infatti prossima partita è importantissima, andiamo lì concentrati e speriamo di vincere. Grazie ragazzi.